Bentornato, benvenuto caro osservatore del cielo. Io sono Luca e in questo canale YouTube parliamo di astronomia. Un appuntamento quotidiano, o quasi, dove scopriamo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù. Oggi è domenica 15 marzo 2020, ultimo giorno dell'undicesima settimana, 75esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.923. Il Sole, nella costellazione dei Pesci, a Bologna è transitato per il meridiano alle 12.23 e andrà a riposare alle 18.21 dopo 11 ore e 55 minuti di luce e calore. Se seguite questo canale, oramai saprete che Venere è l'astro che ci fa compagnia in queste sere. Nei primi mesi dell'anno l'abbiamo vista elevarsi sempre più alta in cielo al tramonto e ne abbiamo notato il movimento tra le costellazioni. In questi giorni si trova nella costellazione dell'Ariete e si sta muovendo rapidamente verso quella del Toro e passerà vicino alle Pleiadi i primi di aprile. Venere la potete trovare molto facilmente al tramonto in direzione ovest, a metà altezza tra l'orizzonte e la verticale. È l'astro più brillante che si vede. Come abbiamo visto nel video di ieri, la Dea della Bellezza era alla stessa altezza di Hamal, la stella più brillante dell'Ariete. Oggi è già poco più alta sull'orizzonte. Usare come riferimento le stelle fisse, come si faceva nell'antichità, è utile per scoprire il rapido movimento dei pianeti giorno dopo giorno. Alle 19.58 arriva la notte astronomica, quella notte in cui la luce del Sole non disturba le osservazioni del cielo. Avvicinandosi alla fase di luna nuova, avremo a disposizione molte più ore di oscurità, anche perché la luna nei prossimi giorni sorgerà sempre più tardi. Come sempre, ne approfittiamo per andare a caccia di costellazioni deboli e difficili da vedere in presenza della Luna. Ieri abbiamo visto come arrivare alla costellazione del Leone, partendo dall'Orsa Maggiore. Oggi, ripercorrendo lo stesso tragitto, scopriremo una nuova costellazione. Sempre verso mezzanotte incontriamo l'Orsa Maggiore prossima alla verticale. Partiamo sempre da Megrez e ci dirigiamo verso Fekda. Percorrendo il tragitto di ieri verso il Leone, incontriamo quasi a metà strada un gruppetto di stelle deboli deboli. Queste stelle formano la costellazione del Leone Minore. Il Leone Minore si trova quindi tra l'Orsa Maggiore e il Leone, e per essere osservata richiede un cielo davvero limpido e privo di luci. Nelle nostre città illuminate, questa porzione di cielo in realtà appare spesso priva di stelle. Il Leone Minore è una costellazione abbastanza recente, introdotta dall'astronomo polacco Hevelius verso la fine del XVII secolo. La Luna, nella fase primo quarto, oggi si trova, come ieri, nella costellazione dell'Ofiuco. Sorgerà all'1.35 e passerà per il meridiano alle 6.10, illuminata al 52%. Domani, lunedì 16 marzo, alle 4.47, le prime luci della nostra stella faranno capolino sull'orizzonte. Tre quarti d'ora, un'ora prima dell'alba, la Luna si trova tra sud e sud-est, prossima al primo quarto. A destra della Luna, verso sud, incontriamo la Rossa Antares, mentre a sinistra possiamo vedere Marte di colore rossastro, Giove molto luminoso e Saturno. Se avrete voglia di alzarvi presto domani mattina, potrete osservare questo meraviglioso allineamento celeste. Alle 6.24 il Sole spunterà all'orizzonte, la Luna raggiungerà la fase dell'ultimo quarto esattamente alle 10.34 e tramonterà alle 10.43 nella costellazione dell'Ofiuco. E con questo non mi rimane che salutarvi e ringraziarvi per aver guardato questo video e come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle!